Bella a tutti raga da Lavoz Rossonero e bentornati in questo nuovo video. In questo video raga andrò a sganciarvi una bomba clamorosa che ha svelato Gianluca Di Marzio in diretta a Sky Sport poche ore fa. Riguarda il difensore centrale futuro del nostro Milan, perché Gianluca Di Marzio ha detto che ci sarà l'affondo per questo calciatore che potrebbe diventare al 99% rossonero nei prossimi giorni. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Come al solito vi chiedo il like di supporto, la condivisione nei vari social per far crescere il canale, di iscrivervi se siete nuovi e di attivare la campanellina per essere aggiornati in tempo reale con i miei video. Vi ringrazio comunque per i 2200 iscritti, veramente grazie mille. Continuiamo così, non fermiamoci, arriviamo presto ai 3000 iscritti che è il grande obiettivo minimo. Come vi stavo dicendo, raga, andrò a sganciarvi la notizia clamorosa e andrò a parlare un po' della partita di domani. Iniziamo subito dalla partita di domani contro il Rio Ave in Europa League, una partita veramente importante, perché il Milan comunque deve passare il turno per diversi motivi. Se passa il turno si aggiudicherà 16 milioni di euro da poter spendere, da poter investire in questo mercato per i giocatori rimanenti, quindi i buchi che dobbiamo tappare in questo mercato, e poi comunque potrà entrare direttamente in Europa League, quindi andare ai gironi. Una partita molto importante sotto tutti i punti di vista. Il Milan purtroppo doveva fare comunque conto con le assenze, infatti come al solito mancheranno Rebic, mancheranno Ibra e mancheranno Romagnoli. Rebic perché comunque è squalificato ancora nonostante l'infortunio che ha rimediato la scorsa partita, Ibra è ancora positivo al coronavirus, dovrà fare i tamponi settimana prossima e vedere se non è più positivo per esserci per il derby, e Romagnoli rientrerà venerdì, quindi per questa partita non sarà ancora disponibile, rientrerà dopo la sosta. Quindi il Milan probabilmente si schiererà con la stessa formazione che ha schierato col Crotone, con due differenze, anzi tre differenze. La prima è che potrebbero giocare Bennassaré che si titolari, a differenza della scorsa partita che ha giocato Tonali. La seconda, Castiglieco potrebbe ritornare titolare al posto di Brahim Diaz. E la terza, Colombo partirà titolare al posto di Rebic in punta. Come al solito il Milan si schiererà con 4-2-3-1. Non dobbiamo sottovalutare la partita perché il Rio Ave farà la partita della vita, perché è la prima volta che può entrare in Europa League, quindi darà tutto. Non è da sottovalutare perché comunque questa squadra nello scorso turno ha battuto il Beşiktaş, che comunque è una squadra di tutto rispetto, ovviamente il Milan è superiore, però ragazzi, attenzione perché è una partita secca, una partita importante che non dobbiamo sbagliare. Soprattutto in difesa, ragazzi. Voglio vedere un Gabbia sicuro, un Kjær come al solito molto sicuro e anche un Tornales e Calabria che coprono bene le fasce, ragazzi. Voglio vedere una bella squadra. Speriamo bene. Magari nei commenti fatemi sapere le vostre sensazioni, il vostro pronostico, se siete fiduciosi. E io spero veramente che il Milan passi questo turno per diversi motivi che possono darci la svolta sia in mercato ma anche alla stagione. Sarà cruciale questa partita, vedremo domani. Veniamo però alle notizie di calciomercato e a quella notizia clamorosa che ha svelato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Sto parlando appunto del difensore centrale. Il Milan, come sappiamo, ha bisogno ancora di almeno un difensore centrale, poi vedremo se ne prenderà due. Comunque uno di sicuro deve prenderne perché Fofana è sfumato purtroppo, è andato all'Leicester ieri per una cifra intorno ai 40 milioni, 35 più 5 di bonus, quindi è sfumato. Milenkovic è molto difficile perché è valutato 40 milioni della Fiorentina e c'è anche l'Inter in caso parte Skriniar, e allora il Milan ha due nomi, Nacho e Tomiyasu, ragazzi. Questi qua sono i nomi più probabili che il Milan può prendere in questi ultimi giorni di mercato, quindi colpi last minute. E il Milan sembra voler affondare per diversi motivi su Tomiyasu. È questa la notizia bomba che ha sganciato Gianluca Di Marzio. Pare che l'affare potrebbe chiudersi giovedì barra venerdì. Il Bologna ha aperto la cessione, a meno che il Milan offra almeno 20 milioni di euro, che comunque è una cifra abbordabile rispetto ai 40 di Milenkovic e 40 di Fofana. Vi ripeto, magari ad alcuni Tomiyasu non farà impazzire, ma io l'ho visto giocare l'anno scorso e quest'anno e sta dimostrando veramente di essere un ottimo giocatore che può crescere tanto. È ancora giovane, è un classe 97, quindi compirà 23 anni, ne ha 22 adesso, quindi può ancora crescere tantissimo. Può fare il terzino destro e il difensore centrale, quindi è molto utile come calciatore. Al Milan ricordiamo che serve anche un terzino destro, quindi in caso il Milan prenda anche un centrale, Tomiyasu potrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro. Poi il giocatore è molto dinamico per essere un centrale, è molto veloce, è abile comunque anche negli scontri aerei, ha un buon piazzamento. È un difensore centrale molto interessante, molto completo e moderno nel calcio che si gioca oggi, soprattutto in Serie A. E ha dimostrato di poter tenere testa Ibra quando il Milan ha sfidato il Bologna. Lasciate stare comunque la doppietta di Ibra che è arrivata
su una marcatura che non era di Tomiyasu e sul rigore. Però Tomiyasu contro il Milan se l'è cavata benissimo, secondo me. E questo calciatore è molto interessante. Io spero che il Milan lo prenda, sia per un motivo di costo, quindi non costa tantissimo, sia perché conosce già la Serie A, ma anche perché è un profilo molto giovane che può crescere, è promettente, già ha dimostrato tante cose ed è un profilo soprattutto alla Elliot. Elliot gradisce molto questi profili, giovani, con ingaggi bassi, cartelline abbordabili che non superano i 30 milioni di euro. È un calciatore che è molto promettente. Quindi Gianluca Di Marzio ha svelato questa notizia clamorosa, l'ha annunciato a Sky Sport, a Calciomercato, che il Milan affonderà per Tomiyasu e potrebbe chiudere entro fine settimana, quindi venerdì, barra sabato. Altrimenti ci sarà Nacho, che però il Milan per ora non valuta fortemente. È un'alternativa, però per ora è in disparte. Per quanto riguarda invece il terzino destro, rimangono sempre i nomi di Aurier, che è il giocatore del Tottenham francese, e Diogo Dalot del Manchester United. Altri giocatori molto interessanti. Aurier è un terzino completo che è abile sia in fase offensiva che in fase difensiva, ha esperienza, quindi al Milan lo prenderei di sicuro uno come Aurier. E il Tottenham soprattutto l'ha offerto perché ha già comprato Doherty e quindi vuole liberarsi di questo calciatore, fare plusvalenza, cioè plusvalenza, fare comunque cassa perché non è più nei piani di Mourinho, quindi potrebbe prendere il Milan a 15 milioni di euro, un'operazione comunque fattibile. Appunto, se il Milan passerà l'Europa League, proverà a prendere Aurier a 15 milioni con i 16 milioni che ricaverà dal passaggio del turno, quindi dall'accesso ai gironi. O se no, Diogo Dalot in prestito con obbligo di riscatto. Questi qua sono i due nomi per il terzino destro. Per quanto riguarda invece il terzino sinistro, spunta un nuovo nome. Dicono che sia un nuovo Theo Hernandez, ha fatto 7 gol in 21 presenze. Sto parlando di Bruno Pitton, calciatore uruguaiano, molto interessante. Ho visto qualche video su YouTube, ma dai video non bisogna farsi ingannare perché nei video mettono sempre le cose positive. È un giocatore interessante, dicono, molto giovane, quindi perché non prenderlo per 10 milioni al posto di Laxalt, che tra l'altro Laxalt finalmente ha ricevuto un'offerta, sembra che è interessato lo Sporting Lisbona a comprarlo, quindi se Laxalt uscirà io andrei su questo calciatore o su Mykolenko, che è un giocatore consigliato da Sheva, è ucraino, o andrei su Bruno Pitton, che è un altro calciatore molto interessante per quanto riguarda la riserva di Theo Hernandez. Poi, per quanto riguarda i centrocampisti, c'è sempre il nome di Bakayoko e Soumaré. Bakayoko purtroppo il Chelsea non scende, il Milan purtroppo per ora lascia in disparte. Se partirà Krunic, allora il Milan affonderà su Bakayoko, ma Krunic per ora non ha offerte, a differenza di quanto ne aveva 2 settimane fa dal Friburgo, che poi ha comprato un altro calciatore. Quindi il Milan, se non comprerà Bakayoko, potrebbe fondarsi su Soumaré, che è diciamo un colpo più low cost, 10 milioni in meno, o Zambonghissa del Fulham. Sono sempre quelli i nomi, ragazzi. Saranno giorni decisivi, sarà un mercato bollente in questi ultimi giorni per il Milan. Per ora sono felice del mercato, ci mancano 2 o 3 tasselli, spero che comunque Maldini e Massara sappiano regalarceli perché sono dei giocatori molto importanti. Il Milan deve essere di sicuro da Champions League quest'anno, cioè in Champions League comunque deve andarci e ci deve lottare e sono sicuro che comunque anche con questa squadra il Milan ci lotterà. Se però aggiungiamo altri 2 o 3 tasselli, quindi che completano la rosa, che fanno sì che se il Milan ha un'esigenza c'è quel giocatore, se è squalificato c'è l'altro. E soprattutto abbiamo 3 competizioni, quindi il Milan deve essere completo in tutti i ruoli. E se poi aggiungiamo anche qualità, ben venga. Per quanto riguarda invece Chiesa, è un'operazione a parte perché il Milan sembra volerci puntare, la Juve si è defilata, la Fiorentina ha aperto la cessione, però la Fiorentina vuole sempre una cifra almeno di 40 milioni di euro. Il Milan vuole fare sempre quell'offerta lì che ha fatto per Tonali, cioè offrire un prestito oneroso più un obbligo di riscatto. Un prestito oneroso si pensa minimo 10 milioni, massimo 15 e l'obbligo a 25. Penso che Maldini alla fine farà un tentativo, ma sarà molto molto difficile, soprattutto perché oggi siamo mercoledì, il mercato si conclude lunedì, 5 giorni per concludere un'operazione così importante la vedo dura. Per quanto riguarda invece l'alternativa Chiesa c'è il nome di Florian Thauvin che va in scadenza nel 2021 col Marsiglia. Vale 15 milioni di euro appunto perché gli manca un anno di contratto, è un giocatore interessante che sa usare sia il destro che il sinistro, molto veloce. Esplosivo che sa anche realizzare. Thauvin è un giocatore che mi piace veramente tanto, lo vorrei al Milan, forse anche più di Chiesa, ragazzi, valutando qualità-prezzo. Però Maldini vorrebbe prenderlo a zero, quindi avere già un accordo col calciatore e col procuratore per l'anno prossimo. Non dovrebbe puntarci adesso, vuole aspettare l'anno prossimo. Niente, raga, fatemi sapere la vostra cosa ne pensate sull'annuncio clamoroso che ha fatto Gianluca Di Marzio, quindi su Tomiyasu che potrebbe vestire rossonero entro 3-4 giorni, e sugli altri obiettivi di mercato.
che ci mancano per completare la rosa. Fatemi sapere cosa ne pensate sulla notizia che vi ho svelato. Mi raccomando, like, iscrizione al canale se siete nuovi, attivate la campanellina per delle notifiche per essere aggiornati e condivisione nei vari social per far crescere il canale. E se volete seguitemi anche su Instagram, mi chiamo lavo-20084. Mi raccomando, raga, lasciate un commento su tutto questo video, una vostra opinione. Niente, raga, sempre forza Milan. Ci vediamo in un prossimo video. Bella!